Che abbiamo questa mattina, Padre, di radunarci qui per ascoltare la Tua parola. Signore Dio, lasciamo l'atmosfera nelle Tue mani. Lascia, Padre, che la Tua benevolenza possa darci un momento di gioia affinché possiamo ascoltare la Tua parola, Padre, e che questo possa recare alle nostre anime gioia, vita, come è scritto nel libro di Malachia 4, che noi usciremo e salteremo come dei vitelli ben nutriti, Padre. Il resto è nelle Tue mani, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Apocalisse capitolo 6, leggiamo il primo dal primo versetto fino al versetto 4. Poi, quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi e udì una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono: vieni. Guardai e vidi un cavallo bianco, colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva vieni, e venne fuori un altro cavallo rosso e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace della terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente che diceva vieni, guardai e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva
una misura di frumento per un denaro e tre misure d'osso per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino. Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce della quarta creatura vivente che diceva: vieni, guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte. E gli veniva dietro l'Ades. Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra per uscire con la spada. Devono uscire con la spada. Non sapete che cos'è la spada? La fame, la mortalità e con la con le beve della terra. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Siamo sempre nel libro di Apocalisse. E come l'avevo detto, William Branham ci dirà che Apocalisse è un libro di simbolo, che tutto quello che è scritto in questo libro è scritto in modo che se noi lo prendiamo così non possiamo vederlo. Branham ci ha detto nell'opuscolo Apocalisse il libro dei simboli, che noi quando leggiamo il libro di Apocalisse per capirlo dobbiamo andare a leggere i profeti. Allora i profeti già prima avevano dato il significato di tutte queste cose qua, in modo che se voi prendete l'Apocalisse come è scritto, se volete applicarlo così, voi vi troverete in uno stato che non esiste, perché tutto è scritto in simbolo e bisogna andare a cercare i simboli. Abbiamo visto che cosa sono i scorpioni, l'albero della vita, perché se voi leggete il libro d'Apocalisse vedete che c'è l'albero della vita e quest'albero è piantato al bordo del fiume, da ogni parte del fiume, e dà il suo frutto nella sua stagione. E è stato detto che quell'albero, le sue foglie serviranno alla guarigione delle nazioni. E quando siamo andati a vedere il profeta abbiamo visto che l'albero della vita è un uomo, dunque in senso che se voi vi aspettate a vedere un albero fisico non è vero, ma quando si parla dell'albero della vita stiamo parlando della persona di Cristo, stiamo parlando della parola, e per avere quella parola della vita, quella parola si fa carne in un uomo e quell'uomo lo predica. E gli altri figli di Dio che sono morti, che stanno dormendo. Perché vi ricordate che Paolo aveva detto nella Bibbia: svegliatevi voi che state dormendo in mezzo ai morti. Non sono morti, ma stanno dormendo in mezzo ai morti. E vi ricordate che quando Lazzaro e le sue sorelle hanno detto a Gesù che Lazzaro è morto, Gesù ha detto ai suoi discepoli: non sta dormendo. E oggi siamo nella condizione in cui siamo in mezzo, i figli di Dio stanno dormendo ai morti. E che cos'è la morte secondo la Bibbia? Secondo il profeta, la morte significa separazione eterna. Dunque, i figli di Dio sono in mezzo alle persone che sono già morti, che sono già eternamente separati da Dio, ma camminano con loro, e una predicazione viene per tirare, per svegliare i figli di Dio a uscire da quel gruppo. Non so se è chiaro. Loro vedranno e diranno: no, ma la cosa non è così. Loro usciranno. Uscite, svegliatevi, voi che state dormendo in mezzo ai morti. Ci sono dei figli, dei fratelli che sono seduti nelle chiese, che sono dei figli di Dio. E un giorno il messaggio vero, la parola arriverà a loro e loro usciranno di mezzo ai morti e diranno: ma fratelli, cioè siamo gli stessi, rimaniamo gli stessi, ma qualcosa in loro dirà no, non è vero, non possiamo stare con voi, perché ci sarà un abisso. E l'abisso si creerà da solo, perché l'abisso non è qualcuno, non è che vogliamo l'abisso, non è che vogliamo creare un abisso, ma l'abisso si crea da solo, perché è la rivelazione che crea l'abisso. Perché se voi vi ricordate, è stato detto quando l'uomo ricco
si è trovato dall'altra parte con Lazzaro. L'uomo ricco voleva un po' di acqua fresca e ha chiesto che gli mandassero, che Lazzaro potesse dare un po' d'acqua, ma Lazzaro ha risposto, Abramo ha risposto all'uomo ricco: c'è un abisso tra di noi, non possiamo venire da voi e anche voi non potete venire da noi. Ci sarà, no, il linguaggio non sarà lo stesso. Il linguaggio non sarà più lo stesso, anche se volete, ma dico, fratello Frank, tu non vedi che c'è un modo che possiamo stare insieme? Non c'è, perché è la parola che fa la divisione. E Gesù, quando è venuto sulla terra, ha detto: io non sono venuto per portare la pace, ma sono venuto per portare la divisione. Mi mando in mezzo una spada affinché padre e figlio, sorella e fratelli si dividono. Ma tramite che cosa? Tramite la predicazione della parola. Perché è la parola che crea la divisione. Perché Paolo aveva dei fratelli con cui lui andava una volta a predicare la parola. Erano tutti insieme, avevano la stessa dottrina. Predicavano la dottrina di Gamaliele, aspettando il Messia che verrà. Ma quando sulla stessa via, loro tutti erano sulla stessa via, andando a Damasco, per andare a condannare i fratelli che avevano la vera rivelazione, per andare a uccidere quei fratelli. E sulla via di Damasco, la luce ha colpito Paolo. E Paolo ha chiamato quella luce, perché Paolo, notate che Paolo era un grande uomo, perché studiava la Bibbia, conosceva tutto quello che Mosè aveva scritto e aveva un grande dottore che si chiama Gamaliele. E Paolo, quando ha visto la luce l'ha colpito, la luce l'ha accecato. Ha detto: Signore, ma chi sei? Ha detto: io sono Gesù che stai persecutando. Che... Allora, che cosa è successo? È stato un abisso che si è creato tra Paolo e i suoi fratelli di prima. Paolo ha cambiato gruppo. Ora sono i suoi fratelli che volevano uccidere Paolo. Perché Paolo ha cambiato parte, ha cambiato posizione, è passato dall'altra parte. Ma prima combatteva quel gruppo, ora si è messo dalla parte di quel gruppo e i suoi amici di prima sono diventati i suoi nemici. È stato sempre così la parola. Gli amici di Pietro di prima sono diventati i suoi nemici. È stato sempre così. E sarà sempre così. L'abisso si creerà sempre. Che lo volete o no, che volete stare insieme o no, che non volete, potete predicare tutto l'amore del mondo che volete. Se voi siete un figlio di Dio, un abisso si creerà. E quell'abisso, se voi leggete la Bibbia, vedrete che quell'abisso, quando è stato creato per Paolo, i suoi amici di prima hanno voluto ucciderlo. Hanno digiunato. Hanno detto: abbiamo promesso digiuno di 40 giorni per uccidere Paolo. E oggi, no, Abraham dice, vedete, oggi la morte lo portano dappertutto. Anche fisicamente vi uccideranno. Dunque, stiamo parlando del libro di Apocalisse. E allora abbiamo attraversato Apocalisse 4, Apocalisse 5, abbiamo visto il parente redentore e abbiamo capito che quando il parente, l'agnello, si alza e prende il libro e comincia a rompere i sigilli, vuole dire che il tempo della redenzione è passato. Il tempo della mediazione è passata e l'agnello si alza dal trono e comincia a prendere i suoi sudditi, perché lui è rimasto sul trono per poter difendere i suoi diritti. E quando ha finito di difendere i suoi diritti, lui scende per entrare in quei diritti, per prendere possesso di quei diritti e cominciare ad andare avanti. Allora, quando l'agnello ha preso, si è alzato, e il leone della tribù di Giuda ha preso il libro e ha cominciato a rompere i sigilli. Non sono qui per predicare sui sigilli, perché i sigilli, se le volete, prendete i nastri e le sentirete. Ma il mio scopo è di attirare la vostra attenzione su alcune cose. Perché se voi leggete, quando l'agnello ha preso il libro,
ha cominciato a aprire i sigilli e abbiamo visto che ha aperto il primo sigillo, il secondo sigillo, il terzo sigillo e il quarto sigillo. E sapete che Branham ci ha detto il piano della redenzione. L'avevo predicato una volta sul piano del libro. E voi vedete che quando abbiamo fatto il candelabro, abbiamo visto che il primo sigillo, qua abbiamo Paolo, qua abbiamo Ireneo, queste cose qua le conoscete, qua abbiamo Martino, abbiamo Colomba, abbiamo Wesley, no, abbiamo Lutero, scusatemi, abbiamo Wesley e abbiamo Branham. Ecco i messaggeri e i sigilli. E come l'abbiamo letto l'altra volta, abbiamo letto gli attori dei sigilli. Ora, gli attori di questi sigilli cominciano nella prima epoca della Chiesa. Dunque, come noi abbiamo letto ora i sigilli, prima di andare avanti, voi vedrete che quando il primo sigillo è stato aperto, c'è stato un essere vivente che ha detto a Giovanni, vieni e vedi. Quando il secondo sigillo è stato aperto, un altro essere vivente ha detto a Giovanni, vieni e vedi. Il terzo sigillo c'è sempre come un tuono. La Bibbia dice, un essere parla come un tuono e dice, vieni a vedere quello che c'è sotto il terzo sigillo. Quando il quarto sigillo fu aperto, il tuono di nuovo ha detto a Giovanni, vieni a vedere che cosa c'è sotto quel sigillo. Quello che c'è sotto il sigillo è stato detto a Giovanni, vieni a vedere quello che c'è sotto. È Giovanni che è stato chiamato per vedere quello che c'è sotto il sigillo. E Giovanni rappresenta la sposa di Cristo. E per questo che i sigilli, molti lo leggeranno, avranno il libro, possono dire tutto quello che vogliono, ma il nocciolo, il punto fondamentale dei sigilli, non riusciranno a vederlo. Perché William Branham ci ha detto nell'opuscolo, Signore, questa è l'ora, che un mistero è una verità, che anche quando è rivelata c'è sempre il soprannaturale che lo copre. Cioè tutti non lo vedranno, tutti non lo capiranno e tutti non sapranno mai che cos'è. Allora, ritorno qui. Quando, se voi riprendete con me la Bibbia, solo il primo versetto di Apocalisse capitolo 6, poi, quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi e udì una delle quattro creature viventi. Dunque, quando l'agnello ha aperto il primo sigillo, una delle creature viventi, noi sappiamo che intorno al trono ci sono quattro creature viventi. E il primo è il leone. Il secondo è il vitello, il terzo è la faccia dell'uomo, faccia uomo, e il quarto è l'aquila. Ecco i quattro esseri viventi. Allora, poi quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi e udì una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono, vieni. Guardai dunque, quando sono Apocalisse 6, versetto 1. Dunque, quando l'agnello, lo chiamiamo ancora agnello, ma il leone, quando ha cominciato a aprire i sigilli, è diventato già il leone della tribù di Giuda. Ha aperto i sigilli, quando i sigilli furono aperti, quando Giovanni l'ha visto nella visione 2000 anni fa, Giovanni l'ha visto, ma tutta quella scrittura è già adempiuta. Dunque, quando
ha aperto il primo sigillo, una delle creature viventi, che è il leone, ha detto a Giovanni come voce di tuono: vieni e vedi quello che c'è sotto questo primo sigillo. E quando Giovanni è andato a vedere, ha visto un cavallo bianco. E su quel cavallo c'era qualcuno che lo cavalcava. Ma Giovanni ha visto un simbolo. Ma Giovanni non ci ha mai detto che cosa significa quel simbolo. È stato detto a Giovanni, vieni e vedi come voce di tuono. Che cosa è una voce di tuono? Se noi andiamo a leggere nella Bibbia, vediamo che quando Dio parla, la Bibbia, quando Mosè era sul monte Sinai e quando Dio gli parlava, lui sentiva dei tuoni, il popolo sentiva dei tuoni. Dio parlava, il popolo sentiva dei tuoni, ma Mosè lui sentiva una voce normale. È chiaro? Quando Gesù un giorno era con i farisei, il padre lui ha parlato, tutti hanno sentito un tuono, ma Gesù lui ha sentito una voce normale. Dunque un tuono è la voce di Dio. Dunque è stato detto, prima di andare avanti voglio attirare la vostra attenzione. Il primo sigillo, sotto il primo sigillo c'è stato un essere vivente che ha parlato a Giovanni. Il secondo sigillo c'è sempre un essere vivente. Il terzo sigillo, Giovanni è stato chiamato a vedere. Il quarto sigillo, Giovanni è stato chiamato a vedere. Ma se voi andate avanti a leggere il quinto, il sesto sigillo e il settimo sigillo, non c'erano più esseri viventi che hanno detto a Giovanni, vieni a vedere. Vediamo un po'. Leggiamo il quinto sigillo e vedete che nessuno chiama Giovanni a vedere niente. Versetto 9. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare. Ma lì non c'era più essere viventi per dire a Giovanni, vieni a vedere quello che c'è sotto l'altare. Direttamente ha detto, vidi sotto l'altare. È chiaro? Ma se voi andate sotto il primo sigillo, quando il primo sigillo è stato aperto, è stato detto una voce, un essere vivente ha detto, vieni a vedere. Il secondo, vieni a vedere. Il terzo, vieni a vedere. Il quarto, vieni a vedere. Ma sotto il quinto sigillo, Giovanni ha detto, quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare, ha visto direttamente. Guardai di nuovo, il versetto 12, guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Dunque là non c'erano più esseri viventi. Perché? Sotto il quarto sigillo, sotto il quinto e il sesto sigillo non c'erano esseri viventi? Lo scopriremo man mano che leggeremo fratello Branham e capiremo perché non c'erano esseri viventi lì. Ma il nostro scopo, lavoriamo qui per ora. Dunque William Branham ci dirà, ora gli attori di questi sigilli cominciano nella prima epoca della Chiesa. Dunque, quello che voi leggete nella vostra Bibbia è che Branham 1963 ha predicato l'apertura dei sette sigilli. Non, come lo dicevo domenica scorsa, non è che perché fratello Branham ha cominciato a predicare i sigilli 1963, quelle cose hanno cominciato a venire, no. Quelle cose hanno iniziato nella prima epoca della Chiesa. Dunque, quando Branham predicava i sigilli a Branham Tabernacolo, stava raccontando la storia della redenzione della sposa di Cristo. Come Dio ha salvato la sposa. Per 2000 anni tutto questo è stato sotto un silenzio completo. Dio lavorava nel silenzio e sempre Dio ha sempre lavorato nel silenzio. Dio non parla a vanvera come facciamo noi quando vogliamo fare qualcosa. Dio fa le sue cose sotto il silenzio. Per 2000 anni Dio ha lavorato
nelle epoche della Chiesa, e quando William Marion Branham si è presentato a Branham Tabernacle, insisto, e ha detto 1900, marzo 63 ha cominciato a predicare i sigilli, non è che l'ha predicato per dire che queste cose avverranno, no, sta predicando per raccontare quello che è già avvenuto. Gli attori di questi sigilli cominciano nella prima epoca della Chiesa. Ora, ricordatevelo, così che voi possiate afferrare bene il retroscena di questo, se è possibile o il meglio possibile. Branham dice, ricordatevelo che gli attori di questi sigilli che noi abbiamo letto ora, il primo, il secondo, il terzo, il quarto sigillo, gli attori che sono in questi sigilli hanno iniziato nella prima epoca della Chiesa. Hanno iniziato la loro cavalcata nella prima epoca della Chiesa. E se voi vi ricordate, vi avevo detto una volta che il primo sigillo copriva Paolo, dunque l'unzione del leone copriva Paolo, Ireneo e Martino. Loro hanno lavorato sotto l'unzione del leone. Ecco il primo sigillo. Dunque, quando voi volete parlare del primo sigillo, quando questo uomo su un cavallo bianco era uscito e gli hanno dato un'arca per combattere, e per combattere gli eletti di Dio in questa epoca. Dunque, e lui è venuto per combattere Cristo. Satana era uscito per combattere Cristo. E per combattere Cristo lui è uscito sotto la forma di uno spirito. Ma tutti noi sappiamo che uno spirito non parla, non può fare niente finché noi, scusatemi, ho detto uno spirito, ma uno spirito parla, uno spirito agisce quando entra in un corpo. Lo leggeremo fra un po'. Dunque, quando nella prima epoca Satana, l'anticristo, perché il cavallo bianco sappiamo tutti che è l'anticristo, è Satana uscendo per combattere gli eletti di Dio in questa epoca qui. È Satana che è uscito per combattere Paolo, Ireneo e Martino. Ma Paolo e Ireneo e Martino sono solo quelli là che vediamo. Ma Paolo nella sua epoca era qui per proteggere, perché Paolo rappresenta gli eletti della sua epoca. Ireneo rappresenta gli eletti della sua epoca e Martino rappresenta gli eletti della sua epoca. E Satana su un cavallo bianco è uscito, è venuto come un fratello in mezzo a loro. Satana, quando viene, viene sempre come un fratello. Non verrà mai per dirvi che io sono Satana. No. Egli verrà e per dirvi anche io sono un fratello. Adoriamo lo stesso Dio. Preghiamo lo stesso Dio, è sempre lo stesso Gesù. Fate il battesimo nel nome di Gesù Cristo, anche io faccio il battesimo nel nome di Gesù Cristo. Leggete gli opuscoli di fratello Branham, anche io leggo gli opuscoli di fratello Branham. Credo che Branham è Malachia 4, lo crede pure lui. C'ha gli opuscoli, tutto in mano, perché è venuto su un cavallo bianco. Nell'epoca di Paolo, se voi notate, al tempo di Paolo c'erano sette figli, diceva, che hanno ascoltato Paolo, hanno visto Paolo, che Paolo predicava e Paolo pregava per gli ammalati. E quando Paolo pregava per gli ammalati erano guariti. Allora i sette figli, diceva, che cosa hanno detto? Sono andati a trovare un endemoniato
e hanno detto a questo indemoniato: nel nome di Gesù che Paolo predica. Vedete, hanno fatto anche bene la precisione. Non hanno detto nel nome di Gesù, perché sanno meglio di questo, perché sanno che ci sono tanti Gesù in giro. Hanno significato bene, hanno detto nel nome di Gesù che Paolo predica. Vedete, erano persone che si sono presentati davanti all'indemoniato e hanno dato una precisione, hanno detto nel nome di Gesù che Paolo predica. Poteva funzionare per loro, ma che cosa è successo? Quell'indemoniato ha detto: ok, io Paolo lo conosco, io Gesù lo conosco, ma voi chi siete? Dunque, una cosa è di ripetere, ma una cosa è di essere la cosa. Non so se mi seguite. Una cosa è di ripetere, perché loro si sono presentati per ripetere, ma quando Paolo parlava, Paolo era Gesù stesso. Dunque, quando l'indemoniato alzava gli occhi e guardava Paolo, vedeva Gesù e fuggiva. È Gesù nella forma di Paolo. Ma se tu non sei nella forma di Gesù e cominci a dire a un indemoniato di fuggire, l'indemoniato si alza e ti distrugge, come ha fatto ai sette figli di Ceva. Oggi è per questo che noi parliamo dell'identificazione. Dovete identificarvi correttamente a Cristo, affinché quando Cristo vi vede, quando Satana vi vede, lui riesce già a capire. Qui vedete, quando Giosuè voleva fermare il sole conosceva solo la voce del suo creatore. Dunque, quando Giosuè ha gridato e ha detto: sole, fermati, il sole ha sentito la voce del suo creatore tramite Giosuè, perché c'è una sola voce che il sole riconosce, altrimenti non si fermerà, perché tutta la creazione rispetta il creatore. Il sole non fa casino, la creazione rispetta. È solo l'uomo che non rispetta Dio, è solo l'uomo che disobbedisce a Dio, è solo l'uomo che non vuole fare la volontà di Dio. Ma il sole, tutto quello che gli è stato detto, l'ha sempre fatto. La luna ha sempre fatto, le stelle hanno sempre adempiuto l'ordine di Dio, ma l'uomo no. È l'uomo che dice sempre io, è l'uomo che si è sempre opposto a Dio. L'uomo si è sempre opposto a Dio, ma tutte le altre creature sono nella continuità della creazione. Dunque siamo qui. Paolo, loro hanno lavorato sotto la prima unzione. Dunque leggiamo qui. Ora, gli attori di questi sigilli cominciano nella prima epoca della Chiesa. Ora, ricordatevelo, così che voi possiate afferrare bene in retroscena di questo, se è possibile o il meglio possibile. Gli attori, io li definisco in quel modo. Perché è un attore, è un uomo che cambia maschera. Vedete? E in quest'atto di questa sera, noi vedremo che esso è Satana che cambia la sua maschera e tutti sono attori. E Cristo e Satana sono tutti due attori. Sono venuti per fare qualcosa. Oggi, prima, noi pensavamo, se vado in chiesa, se prego, se faccio così, sono salvato. Ma quando i sigilli sono aperti, abbiamo capito che non dipende da chi corre o da chi vuole. Non dipende dai tuoi movimenti, se hai fatto bene o non hai fatto bene, ma è Dio che sceglie. Perché ha detto, io ho odiato Esau, ma ho amato Giacobbe. Ma se seguiamo la vita di questi due uomini, direte che Esau è meglio di Giacobbe. Ma Dio non guarda il naturale, ma Dio guarda il spirituale. Dio guarda al di là di quello che vede l'uomo. Ora vedete, ciò è semplicemente in una forma commediante.
Ecco la ragione per la quale essi sono tutti in parabola e simboli, e nel modo in cui essi sono qui, come bestie, animali e via dicendo. Esso è come un sceneggiato. E questi attori cominciano nella prima epoca della Chiesa. Dunque, e Branham dirà, quando prenderemo questa citazione nel sesto sigillo, William Branham dirà, è Satana. Voi vi ricordate qui. Ora, gli attori di questi sigilli cominciano nella prima epoca della Chiesa. E Branham dirà che è Satana e Cristo hanno terminato la loro corsa nel quarto sigillo. La corsa che hanno iniziato qui, la battaglia che hanno iniziato qui, l'hanno finito nel quarto sigillo. È scritto nei vostri opuscoli. Quando il quarto sigillo si adempi, vuol dire che la missione che Dio si è dato sulla terra per fare l'ha terminata. William Branham dice, e Satana e Dio hanno terminato la loro corsa nel quarto sigillo, qui. La corsa è iniziata qui, nella prima epoca della Chiesa. Satana si è preso una maschera. Satana, quando... Voi potete vedere tutte queste cose qua. Oggi siamo alla fine della storia della terra. Voi tutte queste cose qua che sto dicendo, le vedete nel libro quando leggete gli opuscoli. Perché ora noi siamo oltre qui. Là dove siamo ora, siamo nel periodo di Gog e Magog, dove la terra deve essere bruciata completamente, la terra deve essere distrutta. E non c'è niente, non c'è un uomo politico, non c'è nessuno sulla terra che lo può mantenere. Eh? Perché? Perché, e voi notate che a Gog e Magog, la Bibbia dice che Satana è stato rilasciato, non è così? Vi leggo qualcosa qui. Perfetta forza da perfetta debolezza. Paragrafo 346. Perché sono tutti battisti, presbiteriani, assemblee di Dio, tutte queste altre diverse organizzazioni che si mettono tutte insieme? Di cosa si tratta? Un'enorme macchina ecclesiastica e Dio l'ha riempita piena di incrostazioni per voi. Ora sta proprio scoppiando. Tchung, pum, 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 tchung, pum, 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 un pochino qui, un pochino lì. Dunque è una macchina, vedete, tutti si mettono insieme. Oh, siamo tutti fratelli, mettiamoci insieme. Siamo tutti dei fratelli. Io ho sempre detto, fratelli, e questo lo ripeto, io quello che fanno i pentecostali non mi preoccupa, perché so che i pentecostali non mi può fare del male. Il cattolico non ha niente per farmi del male, perché ormai so chi è. Le conosco tutti. Ma il vero problema qual è? Sono quelli là che tengono gli opuscoli in mano come me e dicono che credono in Malachia 4. Perché prima di partire, William Branham mi ha detto chiaro nero su bianco che i pentecostali e tutta quella gente sono gli angeli caduti. Dunque quelli là non mi fanno parlare, so chi sono. Ma il problema oggi è di camminare con delle persone che tengono gli stessi opuscoli che tengo io in mano. Che tengono gli opuscoli in mano e dicono siamo fratelli. Ma la loro mente è falsa perché non credono il nocciolo del messaggio dell'ora. Perché hanno preso quel messaggio e l'hanno trasformato in un messaggio pentecostale. Allora, quando io vedo un fratello che comincia a usare un linguaggio pentecostale, per me fa parte del regno di Lucifero, è un angelo caduto che è entrato in mezzo a noi, ma non può rimanere. E per questo che creiamo l'abisso. Un giorno stavo predicando a Piacenza
ed è entrato un fratello, l'ho visto, perché quando viene, viene sempre per fare fratelli, fratelli, ho detto oggi lui manderà una pietra così non tornerà mai più, perché conosco quello che lui sa, perché fa l'ipocrisia. Appena l'ho visto, ho piazzato la seconda venuta, ho piazzato le cose, perché Abramo, voi sapete che quando Abramo aveva fatto il sacrificio a Geova, gli uccelli, che come si chiamano quegli uccelli che vengono per mangiare, come si chiamano quegli uccelli? I covi, vengono per mangiare il sacrificio. Abramo ha preso delle pietre per mandarle via. E se volete mandare via quei covi che vengono in mezzo a noi per sedere, per farci finta di essere fratelli, dovete prendere delle pietre. E quando ho cominciato a mandare le pietre, non verranno più. Ma se le lasciate, sì, fratelli, siamo fratelli, sì, è lo stesso. No, dovete far uscire il vostro colore. Paolo lo ha nascosto. Ok. Perché sono tutti battisti, presbiteriani, assemblee di Dio, tutte queste altre diverse organizzazioni che si mettono tutti insieme. Di cosa si tratta? Un'enorme macchina ecclesiastica. Di cosa si tratta? L'assemblea di Milano con l'assemblea di Roma, con l'assemblea di Acquata, con, facciamo convention, prendiamo i fratelli di Torino, i fratelli di Palermo, facciamo una convention e siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli. L'altra volta mi raccontava un fratello, ha fatto un viaggio per andare in Belgio, i pastori si sono radunati, dobbiamo togliere quello che ci divide. Che cosa ci divide? Che cosa vogliono togliere? Che cosa si divide? È la rivelazione della parola, non c'è niente. A meno che ognuno lascia la sua posizione della parola, allora non hanno più niente, diventano vuoti. Perché se io vado in quella riunione, dirò credo, 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 ecco, e nessuno vuole avere comunione con me. Allora ritorno a casa mia. Dunque è una falsa unione. E Dio e Satana hanno fatto la loro corsa dalla prima epoca della Chiesa, ognuno cercando di avere più membri, di radunare il suo gruppo. E non è che Dio va per dire venite ad adorarmi, no, Dio predica la parola e gli eletti verranno a Lui, ma quelli che non vengono sono dell'altra parte. Quando Satana ha fatto la ribellione nella gloria, non è che Dio è andato a supplicare gli altri angeli, venite con me, no, no, non supplichiamo nessuno, non obblighiamo nessuno. Perché sono tutti battisti, presbiteriani, assemblee di Dio, tutte queste altre diverse organizzazioni che si mettono tutte insieme? Di cosa si tratta? Un'enorme macchina ecclesiastica. I fratelli di Palermo, i fratelli di Roma, i fratelli di Acquata, i fratelli di Verona, i fratelli di qua, convention di qua, convention dei pastori del nord, del pastore del sud. Dobbiamo, tutte queste cose qua è un'enorme macchina ecclesiastica e Dio l'ha riempita piena di incrostazioni per voi. Branham dice tutta quella roba lì è una macchina ecclesiastica e Dio l'ha riempita piena di incrostazioni. Sapete che cosa sono le incrostazioni? L'ha riempita piena di incrostazioni per voi. Ora sta proprio scoppiando. Sta scoppiando. Sta scoppiando. E scoppia. Sta scoppiando. Branham dice, ora sta proprio scoppiando. Ciuc! Vedete quando la macchina non riesce più ad andare avanti, che cosa fa? Quando e scoppia, sta scoppiando. Non c'hanno più niente da predicare. E vedo dei predicatori che vanno a prendere i titoli di altri predicatori per progettare nella loro chiesa. E vedete questo qua fa...
ma tutte queste cose qua. Ma se non avete niente da predicare, sedetevi. Come l'ho detto, dei fratelli che vanno ad ascoltare i pastori pentecostali, che vanno ad ascoltare i rabbini, è pieno di incrostazione. Branham dice, voglio rileggere questa citazione qua, perché sono tutti battisti, presbiteriani, assemblee di Dio, tutte queste altre diverse organizzazioni che si mettono tutte insieme. Di cosa si tratta? Perché si mettono tutte insieme? Branham dice, di cosa si tratta? Un'enorme macchina ecclesiastica e Dio l'ha riempita piena di incrostazioni per voi, è piena di incrostazioni per voi. Ora sta proprio scoppiando. Ciucco, ciucco, pupum, 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 ciucco, pupum, pupum. Un pochino qui e lì. È finita, è rovinata. Vedete quando la vostra macchina, la macchina, è piena di incrostazione, è rovinata, è piena di acqua. Non funziona più niente. È finita lì, è rovinata. La benzina si è esaurita. E quando un predicatore non ha più la benzina, sappiamo che non ha più la benzina. Quando non hanno lo Spirito Santo, non ci vuole morto per sapere che non hanno lo Spirito Santo. Non è perché uno salta e viene giù, salta di qua e là, va avanti e dietro, grida. Qua. No, fratello. La benzina, Branham dice, fa, tucum, pupum, 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 un pochino qui e lì, è finita, è rovinata, la benzina si è esaurita, dentro ci avete versato acqua, tutto è finito, sì signore, ruote a terra su entrambi i lati, ci troviamo in una condizione terribile, la macchina ecclesiastica si è fermata. E fratello, sono nell'opuscolo perfetta forza da perfetta debolezza. Una predicazione di 61. E fratello, voglio rileggere, la benzina si è esaurita. Dentro ci avete versato acqua. Tutto è finito, sì signore. Ruote a terra su entrambi i lati. Ci troviamo in una condizione terribile. La macchina ecclesiastica si è fermata. Non ti fate entrare in quella macchina ecclesiastica, perché il sistema ecclesiastico è finito. William Branham dice che quel sistema ecclesiastico, Satana è diventata la macchina di Satana. Satana, la Chiesa, il sistema ecclesiastico è diventato il veicolo di Satana. Nell'epoca Dio è stato qui, Dio ha camminato con loro, perché dentro Dio aveva delle figlie a recuperare. Ma quando Dio ha finito la sua corsa, tutto il resto è diventato la macchina di Satana. Gli eletti non si troveranno bene dentro. E per questo tutte quelle convention non funzionavano. Fratello Branham andava nelle convention. Branham andava nelle convention per tirare fuori gli eletti. Leggete la vostra Bibbia. Quando Paolo andava in una sinagoga, quando usciva, gli eletti lo seguivano. Poi dopo quella sinagoga diventa un luogo di Satana. Dio non è più lì, perché gli eletti sono usciti. Potete andare là, potete leggere, potevano leggere la legge di Mosè, ma Dio non è più lì. Quando Paolo entrava in quel luogo, le faceva esplodere. Leggete la Bibbia. Quando Paolo usciva da una sinagoga, gli eletti che sono lì seguivano Paolo. Dopo quella sinagoga diventa la sinagoga di Satana. È finita, è rovinata. La benzina si è esaurita. Dentro ti avete versato acqua. Tutto è finito. Potete fare tutto quello che volete, fratelli. Potete andare in tutte le convention. Potete raccogliere. Io non ho paura di niente, perché so che gli eletti nessuno può portare via. E per questo che non abbiamo fatto un rincito intorno a qualcuno per dire non fate, non fate. La mia predicazione non è stata mai basata non andate, non fate, no. Io presento Cristo
Quando Paolo entrava nelle sinagoghe, presentava Cristo e gli eletti uscivano e gli altri rimangono lì dentro e diventa un luogo di Lucifero dopo, perché Lucifero è il suo luogo. Voglio rileggere. Ora sta proprio scoppiando. Ciuc, popum, 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 ciuc, popum, popum, popum. Un pochino qui e lì. È finita, è rovinata. La benzina si è esaurita. Dentro ci avete versato acqua. Tutto è finito, sì, signore. Ruote a terra su entrambi i lati, ruote a terra. Non possono più andare avanti. Non hanno più niente. Non possono più andare avanti. Girano nel deserto come un arabo. Fanno la danza della morte. Aspettiamo il rapimento che verrà, e lì è Mosè che verrà, e lì è Millennium che verrà, Gog e Magog che verrà, quando Israele sarà una nazione. Branham ha detto che Israele è già una nazione. Già dal 1946 è finita quella storia. E ci è stato detto che la generazione che vedrà figo germogliare non passerà. E una generazione fa 40 anni, è già passata quella storia. Non è che verrà un domani. I veri ebrei non sono là in Israele. Benjamin Netanyahu è un polacco. Il suo ministro degli esteri è un polacco. Sono dei polacchi. Il ministro degli esteri americano è un giudeo, ma è un polacco, è un ucraino. Ucraina, non so come lo dicono, ma sono tutti lì. Non c'è più un ebreo lì, non ce n'è vero. I veri, Branham ha detto, sono quelli là che abitavano in Iraq, in Iran, che non hanno mai sentito parlare di Gesù e che sono tornati. Ecco i vostri centri. Leggete bene i vostri opuscoli. Benjamin Netanyahu, andate a seguire la storia di quei uomini per vedere che hanno cambiato nome. Il vero nome che avevano non è quello che portano oggi, l'hanno cambiato. Perché un vero ebreo, un vero giudeo, è scritto nella legge di Mosè, devi rispettare lo straniero che sta nelle tue porte. Andate a vedere gli ebrei che sono lì, rispettano la legge di Mosè? Non lo rispettano, dunque non sono ebrei, non sono giudei, sono finti, sono dei politici. Ora sta proprio scoppiando. Ciocco, popum, 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 ciocco, popum, popum, popum. Un pochino qui e lì è finita, è rovinata, la benzina si è esaurita. Dentro ci avete versato acqua. Tutto è finito, sì, signore. E quando versate l'acqua nella macchina non funziona. Non andrà da nessuna parte. Anzi, è già Branham ha detto, tutto è finito, sì, signore. Ruote a terra su entrambi i lati. Ditemi se quelle convention dove andate, che fanno, ha cambiato qualcosa. Ha cambiato qualcuno. Parlate del messaggio con una sorella, un fratello, non hanno niente. Non sanno manco chi è William Marion Branham, non sanno manco che cosa è Malachia 4, non sanno niente. Lo scopo per il quale Dio ha mandato Malachia 4 non lo sanno. Radunano quei ragazzi solo per fargli dotto una macchina per l'inferno. Tutto è finito, sì signore, ruote a terra su entrambi i lati. Ci troviamo in una condizione terribile. La macchina ecclesiastica si è fermata. Paragrafo 347 dello stesso Spurcolo. E fratello, il coperchio dell'inferno è saltato via. Il coperchio dell'inferno è saltato via. Proprio così, i flussi di potenza demoniaca si stanno riversando da ogni parte. Ha conquistato le nazioni, ha conquistato la politica, tanto che marcia fino in fondo, ha conquistato le chiese, a punto che non conoscono altro che la denominazione. Dunque Branham dice che il coperchio dell'inferno è saltato via. Una volta il coperchio dell'inferno era sotto controllo della potenza dello Spirito Santo. Perché Satana non poteva muoversi se Dio non gli dava il permesso di farlo. Una volta
l'omosessualità era qualcosa che è nascosto nelle camere oscure. Chi è omosessuale non lo poteva dichiarare. Lo nascondevano. Una donna che è lesbica era nascosto. Erano parole proprio che non potevano uscire. Ma oggi il coperchio dell'inferno è saltato via. Tutto è venuto a galla. Non si nasconde più niente. Vedete a Parigi i giochi che hanno fatto. L'esaltazione dell'omosessualità e della pedofilia. Perché il coperchio dell'inferno è saltato via. Fratello, il coperchio dell'inferno è saltato via proprio così. E flussi di potenza demoniaca si stanno riversando da ogni parte. Ha conquistato le nazioni. Macron. Vedremo, Biden, Trump, non c'è nessuno che scappa, tutti sono nell'inferno. Brown dice, una volta Dio poteva mettere dei uomini per tenere, vedete quando Lutero aveva fatto la riforma e che il Papa voleva uccidere Lutero, Dio aveva messo l'imperatore tedesco per proteggere Lutero, è la mano di Dio, affinché il Papa non lo tocca. Ma oggi la politica è diventata completamente diabolica perché Dio ha finito la sua opera, ha lasciato la terra. Fate quello che volete, tanto lui e i suoi eletti se li ha già presi. I suoi uomini li ha già salvati, il resto? E fratello, il coperchio dell'inferno è saltato via, proprio così. E flussi di potenza demoniaca si stanno riversando da ogni parte. Ha conquistato le nazioni, ha conquistato la politica, tanto che marcia fino in fondo. Ha conquistato le chiese al punto che non conoscono altro che la denominazione. Che cos'è una denominazione? Una denominazione è quando voi vi fermate, vi radunate, noi crediamo questo. Noi crediamo questo. Questo è il nostro punto. E noi ci fermiamo qui. Allora non c'è più possibilità allo Spirito Santo di lavorare con voi. È l'unica cosa che le chiese conoscono oggi. Non vanno oltre quello che hanno sentito 40 anni fa. Non vanno oltre quello che è stato predicato 50 anni fa. Tutti si sono fermati. Nessuno vuole studiare la cosa. Nessuno vuole dire ma. Se noi siamo qui, se vediamo tutto quello che sta succedendo nel Medio Oriente, se vediamo la Russia che è scesa lì, se vediamo l'America che è scesa lì, se vediamo la Francia, tutti quei movimenti, ma che cosa ha detto Elia quando vedremo tutte queste cose? Elia ha detto che quando vediamo questo siamo a Gog e Magog. Se io so che sono a Gog e Magog, non posso più aspettare il millennio. Non posso più aspettare il rapimento. Non posso più aspettare la nuova Gerusalemme. Perché la nuova Gerusalemme è un uomo, è Cristo scendendo nella sua chiesa. E voi pensate che Dio... Dunque, non conoscono nient'altro che la denominazione, si sono denominati e ognuno si rispecchia in quello che crede. Se vedete due bella ma io andiamo insieme solo perché siamo amici e crediamo lo stesso messaggio. Gesù è stato chiaro nella Bibbia. Due persone non possono camminare insieme se non sono d'accordo. Mi ricordo una volta un fratello che veniva in chiesa a Piacenza è andato in una chiesa a Palermo. Quando è andato in una chiesa a Palermo, che cosa? Il pastore di quella chiesa l'ha portato nel bar. Non l'ha manco accorto. L'ha portato direttamente nel bar e l'ha offerto un caffè. O qualcosa, o un succo, l'ha salutato davanti al bar, arrivederci. Ma il giorno in cui quel fratello è andato via da Piacenza, l'indomani è stato accolto come re in quella chiesa. Perché?
perché hanno capito che qui a Piacenza non potevano prendere uno come me, perché il linguaggio è diverso. Non parliamo un linguaggio denominato, ma dovete avere un linguaggio rivelato. Se noi lasciamo il linguaggio rivelato, William Branham dice non dovete mettere un punto, le ascolto. Non è che non ascolto gli altri, non è che mi dico io sono il migliore, voglio ascoltare gli altri, ma sono sempre lì a girare nel deserto. Novaro, William Branham, è stato detto a Mosè, dovete spostare le tende, andate più avanti. Siamo oltre tutte queste cose qua. Siamo oltre tutto quello che vi predicano nelle chiese. Dunque, si sono denominati, si sono fermati, è una denominazione. Hanno messo i punti, il Messia deve venire così, ma non vogliono andare oltre. Perché non leggono gli opuscoli? Perché non vanno a approfondire la cosa? Branham dice, e fratello, il coperchio dell'inferno è saltato via. Ora, il coperchio dell'inferno è saltato via. Quando il coperchio è stato saltato via, fratello Branham? Il coperchio dell'inferno è saltato quando la quinta tromba, leggete Apocalisse capitolo 9, quando la quinta tromba è stato aperto, il coperchio dell'inferno è saltato via. E Satana è venuto sulla terra, è sceso sulla terra completamente, è andato a installare, lo leggiamo domenica prossima, lo prenderemo nella festa delle trombe e vi vedrò vedere che quando Satana lì, il coperchio dell'inferno è saltato via, subito che cosa è successo? Satana si è sceso il suo quartiere generale e il suo quartiere generale si è vestito di bianco, è diventato il Papa e Branham ci ha avvertito, ha detto state attenti, tutto finirà nel cattolicesimo. E oggi? L'altro dice, tutto. Branham dice, mi leggo ancora qui. E fratello, il coperchio dell'inferno è saltato via. Proprio così. E flussi di potenza demoniaca si stanno riversando da ogni parte. Ha conquistato le nazioni. Ha conquistato la politica. Tanto che è marcia fino in fondo. Ha conquistato le chiese appunto che non conoscono altro che la denominazione. Tutti si sono denominati. L'altro dice no, noi andremo solo in chiesa. L'altro dice no, ascolteremo solo il nastro. No, là. Ognuno si è fermato in un punto. No, dobbiamo solo ascoltare, nessuno deve dare il suo parere. Ditemi, Gesù è andato nel tabernacolo. Alla sinagoga, gli hanno dato il libro, l'ha letto, ha detto oggi si è adempiuto questa scrittura. Se Gesù non parlava, come fa noi altri a sapere che quella scrittura è adempiuta? E oggi hanno detto no, non dobbiamo parlare, dobbiamo stare solo zitto e ascoltare. William Branham ha detto ascoltate e studiate questo, studiate i nastri, studiatele e spero che Dio vi farà vedere quello che lui vuole dire senza dirlo apertamente. Ognuno si è denominato, ognuno si è dato una regolata. Dobbiamo fermarci, l'altro ha detto non dobbiamo conquistare il mondo. Non conquisterete il mondo, non ci riuscirete. Perché Dio ha finito. William Branham dice, la cavalcata è iniziata nella prima epoca della Chiesa e la cavalcata si è fermata, la battaglia si è fermata nel quarto sigillo, nella battaglia di Armageddon. E la battaglia di Armageddon è stata tra William Marion Branham e Lucifero. Tutte queste cose qua sono da sviluppare correttamente. Che Dio vi benedica. Se la
ascoltalo, tutti i giorni io vorrei se la sua vita vive se anche io o quale gioia io proverei. Sì, Padre Celeste, grazie per la tua parola, grazie perché tu ci hai aiutato, Padre, a vedere queste cose, a non mettere un punto. I giorni che sono dinanzi a noi sono nelle tue mani, Padre. Rimani con noi, Signore Gesù Cristo. Tu che sei balsamo di Galat, possa tu toccare ogni cuore e guarire ogni fratello e ogni sorella. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.